siamo qui davanti all'ex Cinema Rossini, un'area che è stata recuperata, e siamo insieme all'assessore ai lavori pubblici Alessandro Maggioni, che ci spiega il progetto, come sarà, quanto ci vorrà perché ci sia l'apertura e come sarà strutturato. Buongiorno, beh, credo sia sinceramente emozionante poter raccontare un po' quello che sta avvenendo all'interno dell'ex Cinema Rossini. Io da bambino, da ragazzino venivo qui a vedere i film e dopo per lungo tempo il cinema è rimasto chiuso, in degrado e in totale disuso. Grazie alla partnership anche con degli investitori privati, noi oggi stiamo realizzando qui un nuovo cinema per la città di Venezia. Parliamo di 3 sale per un totale di più di 500 posti, un supermercato nel cuore del centro storico della città, un bar collegato ovviamente al cinema e un ristorante. Credo sia un segnale chiaro, insomma, di svolta di questa città, di attività che si vanno a realizzare proprio nel centro storico per ridare ulteriormente vita a questa città, spazio ai residenti del nostro territorio, per rilanciare anche la residenzialità, per fare in modo che gli abitanti tornino ad innamorarsi di Venezia e a riviverla per quello che è sempre stata. Attività così culturali come le sale cinematografiche e attività di primaria importanza come un supermercato nel centro storico di una città non possono che aiutarci in quel processo di rilancio della residenzialità che come amministrazione stiamo portando avanti. Gli interventi hanno previsto un cantiere di 2 anni, io ho inaugurato l'inizio dei lavori subito dopo essere stato nominato assessore. Noi siamo nel pieno rispetto di tempi, che è previsto per il 24 di ottobre la consegna completa collaudata di tutti gli edifici, di tutto l'edificio con tutte le funzioni. Noi contiamo a cavallo fra settembre e ottobre di poter inaugurare tutti gli spazi e metterli a disposizione della città. E può essere considerato un piccolo segnale che il trend si sta invertendo e magari gli abitanti e le attività dedicate ai residenti, cioè, stiano aumentando? Ma mi permetto di considerarlo un grande segnale, non un piccolo segnale, e non grande tanto per l'entità dell'intervento stesso, perché probabilmente in qualsiasi altra città aprire un cinema nuovo non sarebbe una notizia particolare, ma credo che il grande segnale stia proprio nel fatto che noi apriamo delle attività nuove, apriamo un cinema andando in completa controtendenza con tutto quello che sta avvenendo in città, per cui le attività principali chiudono. Noi oggi stiamo dicendo ai veneziani, alla città, ma lo vogliamo dire al mondo intero per invertire l'immagine anche della città che c'è nel mondo, noi stiamo riaprendo degli spazi che storicamente erano a disposizione dei veneziani per farli tornare a disposizione dei veneziani. Il fatto di riaprire un'attività significa chiaramente dare un segnale che noi a questa città non solo crediamo fortemente, ma siamo convinti possa ripartire quell'operazione di rilancio sia per quanto riguarda la parte abitativa, sia per quanto riguarda la parte di fruizione della città stessa. Questa è una città che ha bisogno, per risolvere il problema delle residenzialità, di essere piena di funzioni. La gente torna qui a vivere se noi inseriamo funzioni nella città. Non basta solo mettere le case a disposizione, bisogna dare alla gente occasione di venire a vivere qui. Questa è sicuramente una molto importante che nei prossimi mesi metteremo a disposizione. Quindi, veneziani, andè al cinema.